giornata di mal di libri qui a Roma, al Forte Fanfulla. Siamo con Gioacchino De Chirico del Corriere della Sera, ma come hai raccontato fino a poco fa, non sei solo del Corriere della Sera, e oggi insieme a Valentina Versano di 7x1 si è parlato di comunicazione 2.0 dal punto di vista editoriale. Sì, io sono un collaboratore del Corriere della Sera, mi occupo di comunicazione e di eventi culturali da molti anni. E devo dire che mi ha subito colpito il salto di qualità che può offrire nella comunicazione l'introduzione del web 2.0, sia nelle professioni, abbiamo parlato oggi dell'ufficio stampa, sia più direttamente nella capacità che hanno le persone comuni di elaborare certe scelte culturali, di scambiarsi dei pareri e quindi di crescere insieme. Uno dei temi fondamentali, secondo me, anche di questa nostra società, che è stata abbastanza devastata dalla cultura televisiva, e far crescere, oddio, far ricrescere la domanda in termini di qualità e di quantità. Il web 2.0 può aiutarci molto in questo. Ecco, durante l'incontro si è parlato di VPO, Virtual Press Office. Negli anni, appunto, grazie oramai alla rete che è dappertutto, come cambia anche il ruolo dell'ufficio stampa, proprio per far avvicinare l'editore non al consumatore, come hai detto poco fa, ma al fruitore, perché qui si tratta appunto di fruizione. Il fruitore, appunto lettore. Ma allora, il Virtual Press Office nasce semplicemente dalla valutazione dell'enorme opportunità che dà la rete, e cioè avere, senza bisogno di uno spazio fisico, uno spazio virtuale in cui poter incontrare i propri interlocutori nei media e fornirgli rapidamente e in maniera abbastanza esaustiva il materiale che serve alla comunicazione e stabilire con loro una relazione comunicativa. Il problema è che con la pratica, nel tempo, si è notato una cosa molto importante, cioè quello che caratterizza poi il web, e cioè la forte democratizzazione delle relazioni con il web. E quindi anche nella relazione tradizionale di un emittente che dà il messaggio e gli altri lo ricevono ed eventualmente lo elaborano e lo trasmettono, le cose cambiano, perché ben presto la comunicazione diventa orizzontale, paritaria, egualitaria, e la fonte diventa, tende, diciamo così, a perdere, diciamo, un potere strutturato e a diventare una delle voci in un sistema comunicativo molto più orizzontale, molto più complesso, più aperto, con i vantaggi molti e qualche pericolo pochi che concede questa dimensione qua. Ecco, durante l'incontro si è parlato naturalmente di social networks, tra l'altro più di Twitter che di Facebook, si è parlato anche di Anobi. La mia domanda è questa: questa inondazione di informazioni, tutta questa interazione, non potrebbe essere controproducente per il lettore stesso, che si trova davanti troppi libri, troppe informazioni da dover a questo punto selezionare? Uno dei vantaggi dell'introduzione dei social network e di questa cultura delle relazioni sociali è che l'utente deve, per potersi muovere, deve essere più consapevole, deve essere un utente critico, avveduto, motivato, e quindi deve essere capace di selezionare. Il tema della quantità di informazioni è una cosa che si dà per scontato. È come entrare in una grande piazza dove sappiamo che c'è un mercato pieno di stimoli, in cui succede tutto: c'è gente che consuma un caffè, c'è gente che chiacchiera, c'è gente che compra e che vende, ci sono i giocolieri, c'è il teatro, c'è tutto. Questo è il web 2.0. All'interno di questo noi selezioneremo i nostri interlocutori, facendo appello alla nostra capacità, alla nostra curiosità, ai nostri criteri critici, e su questo costruiremo il nostro ambito di interesse. È come avere un enorme bacino di passaparola, utilissimo per essere orientati o anche solo consigliati nei consumi culturali. Tra l'altro, e qui mi fermo, i blog stanno avendo una nuova linfa, nel senso, si è partiti con i blog con l'avvento di internet, poi si era perso un po', si erano persi un po' i blog, invece adesso appunto l'opinione del lettore, proprio in riferimento alle community, termine vecchio ma che in realtà è attualissimo, riescono a dare tantissimo. Sì, c'è stato, a mio parere, questo insomma se ne può discutere, un trasferimento di importanza, di uso, di senso a questo strumento, che dà elemento
essenzialmente narcisistico come era all'inizio, è diventato uno strumento di scambio vero di relazioni e di informazioni, e questo non può essere che un salto di qualità in mente. Grazie Gioacchino De Chini.